Bella a tutti ragazzi, c'è Goku D e bentrovati in un nuovo video. Oggi siamo su Minecraft, non per giocare, però per farvi vedere come sto facendo la mia texture. La sto facendo io, quindi la sto creando. Vi faccio vedere. Allora, qua vabbè, ho cambiato il colore di ogni singolo tasto, quindi l'ho fatto rosso, vabbè, come il colore principale. Se andiamo su pacchetti risorse, vediamo texture Cigo, creata da Cigo HD e con la mia immagine profilo anche di YouTube. Comunque, poi abbiamo. Se tipo andiamo in questo qua, che era un vecchio mondo che avevo. E vediamo, notiamo subito. Allora, innanzitutto le palle di neve che ho cambiato comunque per le Skywars, dato che comunque nella serie non è che le useremo tanto, però le ho fatte con la C-Rose, vedete, molto fighe. Poi ho fatto, come potete vedere, il piccone, cioè quasi tutte le cose d'oro, quindi spada, piccone, le ho fatte con delle scintille, diciamo. Come potete vedere, infatti, il piccone è fatto mo' di scintille gialle. Stessa cosa la spada. La spada in ferro invece è qualcosa di più classico. È qualcosa di più classico, come potete vedere. Però tipo con degli spuntoni così. L'ho fatta giusto così per abbellirla un attimino. Poi potete vedere il letto che gli ho fatto la scoperta. Cioè il letto disfatto. Sì, non l'ho fatto proprio preciso qua. Doveva andare giù in contrario, però vabbè, devo rifarlo, poi dopo lo sistemerò. Comunque, poi ho fatto il piccone in diamante, che come potete vedere è fatto a... cioè, insomma, così, con una forma non solita del piccone, ma gli ho aggiunto quelle due spunte, in più ho fatto la punta rossa, cosa che ci sarà in quasi tutti gli altri picconi. Poi, cos'è che ho fatto? Ah sì, la spada, vabbè. Ho sbagliato. La spada in diamante, così, fatta esattamente così, con degli spuntoni. Vabbè, e poi ho fatto. Vabbè, l'inventario sarà tutto così. E poi la parte bella. Andiamo in survival. La parte bella è che l'inventario sarà fatto così, quindi di questi due colori, con in sottoimpressione un'immagine così astratta, cioè che non vuol dire niente. Poi vabbè, invece, dato che però in Photoshop volevo fare la stessa cosa con l'immagine sotto e la luce qua che acceca, diciamo, e anche nelle altre cose però non so perché non me le fa fare, dice, cioè dovrei convertire in RGB, poi vedrò, e vabbè le ho fatte così che non è che cambia molto alla fine. Carino comunque. Qua vabbè, qua devo ancora modificarlo. Non l'ho fatto perché non avevo molto tempo, poi lo farò. Poi, come potete vedere, al posto dei cuori ho messo le C. Le C che funzionano perché ho fatto proprio le cose fatte molto bene. Quindi se io torno in... No, aspetta, è vero, non posso andare in game mode, se no... Alto, facciamo così. Facciamo così, allora. Qua su. Aspettate, che cazzo ci fa comunque? Vai giù. Vabbè, insomma, arriviamo su. Sì, guardate, se mi butto funziona come i cuori. Cioè, ho fatto proprio tutte le particelle giuste. Avete visto? Funzionano e sono fighi. Molto fighi, secondo me. Poi ditemi cosa ne pensate e cosa modificare, cosa aggiungere così. Io comunque per i blocchi tipo la stone così, volevo lasciarli default perché tanto alla fine... Non sono neanche così brutti, quindi cioè cambiare solamente alcune cose, appunto come questa cosa qui. È buona, forse magari cambierò la fornace, farò delle cose dei lineamenti rossi come li ho fatti su la crafting table, come potete vedere. Carina, l'ho fatta molto carina. E la stessa cosa qua nelle casse, come potete vedere, c'hanno i lineamenti rossi. Comunque, tornando in game mode. Potete vedere che l'arco l'ho fatto che cambia colore alla freccia. Quindi, ta 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 ta, boom. Muori, cavallo di merda. Comunque, adesso devo ancora finire vari effetti, così. Comunque, ditemi nei commenti cosa ne pensate della mia texture e cosa dovrei cambiare secondo voi, cosa dovrei aggiungere, cosa non dovrei e tutte le cose così. Quindi, qui da Cieco HD è tutto. Vi ricordo il like, un commentino e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella!